La lista di Forza Italia ovviamente supporta Caldoro perché è un'espressione forte di questo partito. Noi siamo alle prese con una campagna elettorale nella quale bisogna fare chiarezza anche rispetto a quello che è stata la gestione amministrativa di questi 5 anni della Regione Campania. Abbiamo dovuto recuperare un gap fortissimo, un'eredità pesantissima che ci veniva dal centro-sinistra. Sicuramente le aree interne sono state penalizzate. Noi riteniamo che forse la Regione Campania aveva la necessità di occuparsi di più e di ascoltare voci che però spesso non ci sono state. Noi siamo oggi in una fase di ricambio della governance regionale, affrontiamo queste regionali immaginando che portare a Napoli rappresentanti e interpreti reali del territorio, capaci di conoscere le istanze di questo territorio, sia la soluzione giusta per riuscire a portare avanti tutte le battaglie per l'Irpinia e cercare anche di arginare un napolicentrismo che oggettivamente, per i numeri che Napoli esprime, prevale rispetto alle aree interne. Quindi Caldoro non si è dimenticato delle zone interne, c'è una politica volta alle zone interne? Noi dobbiamo fare di più, abbiamo superato questa fase emergenziale, ora siamo a ridosso di una fase legata alla progettazione, alla visione d'insieme dello sviluppo economico di questa regione e in questo momento, questo è il momento più delicato, soprattutto per le aree interne, in questo momento ci vogliono donne e uomini capaci di interpretare il territorio, capaci di interpretare e portare proposte concrete in Regione Campania.